Benvenuti a Fabi Risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani che si occupa di dare risposta ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. Oggi parliamo degli indicatori di anomalia raccolti dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'individuazione di operazioni sospette. Che cosa sono e a cosa servono? Gli indicatori di anomalia sono degli strumenti di ausilio previsti dal decreto legislativo 231 del 2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Pur rivestendo un ruolo importante, non sono da intendersi né esaustivi né tassativi. Hanno le seguenti funzioni: riducono i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive dell'operatore, contribuiscono al contenimento dei costi nella rilevazione, assicurano segnalazioni corrette e omogenee. Infine, costituiscono una raccolta delle segnalazioni ricevute dagli operatori. Dove possiamo trovare l'indicazione degli schemi di anomalia e quali sono nello specifico? Gli schemi di anomalia sono riportati in dettaglio all'interno del sito di Banca d'Italia, nella sezione dedicata all'Unità di Informazione Finanziaria, UIF, che ha il compito di emanarli e aggiornarli periodicamente. Gli ultimi emanati hanno evidenziato comportamenti messi in atto e riscontrati durante la pandemia di Covid-19. Tra questi spiccano infatti i servizi di intermediazione nel settore sanitario, il commercio di vaccini, test o falsi medicinali e i servizi legati alle pulizie e alla sanificazione ambientale. Ce ne sono anche in materia di frodi, come utilizzo, ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti, frodi sull'IVA intracomunitaria, frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale. Ci sono comportamenti individuati dall'Unità di Informazione Finanziaria circa l'uso del contante? Sì, ci sono ad esempio ripetuti versamenti di somme, specie se in contanti o per importi frazionati e non giustificati per la tipologia di clientela e o attività svolta, ma ricondotti a ripetute vincite di gioco. Frequente deposito di banconote di taglio elevato, seguito da disposizione di bonifici o RID a favore di operatori di gioco. Rilevano infine anche le movimentazioni delle carte di pagamento, specie se una pluralità di carte sono intestate allo stesso titolare, se sono coinvolti volumi complessivi molto rilevanti e la frequenza delle operazioni effettuate con ricorso al contante sia elevata e si svolga in un arco temporale circoscritto. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, che sanzioni ci sono? Dal mancato rispetto dell'obbligo di tempestiva e puntuale segnalazione derivano le seguenti sanzioni: per violazione del divieto di informare il cliente o altri dell'avvenuta segnalazione è previsto l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Per omessa segnalazione sospetta è prevista la sanzione amministrativa di 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Infine, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, il sistema sanzionatorio è aggravato.